Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata parleremo brevemente del manuale di sopravvivenza, il manuale di sopravvivenza FM 2176. È un manuale dell'US Army Survival Manual che è gratuito, il link lo trovate in descrizione, ed è praticamente il manuale dei manuali. Te lo dico subito, io non sono un esperto di prepper, ho scaricato il file, ci ho dato un'occhiatina, ovviamente in alcuni ambiti particolari c'è praticamente di tutto, dalla sopravvivenza nel deserto, dalla sopravvivenza nella giungla, dalla sopravvivenza nel polo nord, come reperire praticamente il cibo, come sanificare l'acqua, come accendere il fuoco, come costruire dei rifugi, come difendersi dalle minacce, come quale diciamo verdure scegliere diciamo in relazione al cibo, e tutta un'altra serie di cognizioni che obiettivamente sono degne di un manuale di tipo militare, che è ben lontano e molto al di sopra delle necessità di un prepper, se uno volesse diciamo incamerare una serie di cognizioni minime all'interno di un quadro di 24 ore in modo per avere degli skills minimi da poterli adoperare non oltre un tempo di 24 ore, dato che dopo arriverebbero ovviamente aiuti dall'esterno. Io vi consiglio di dare un'occhiata a questo enorme manuale, perché obiettivamente è qualcosa di veramente potente. A mio avviso tutti quegli altri manuali che poi potete trovare, che vi fanno pagare, sono tutte la scopiazzatura di questo manuale, quindi tanto vale andare direttamente alla fonte con una risorsa gratuita e ovviamente darci un'occhiatina. E quindi c'è veramente di tutto, e che cosa vi posso dire? Beh, qui dovete andare, se siete interessati, al link indicato in descrizione, vi scaricate il file in modo gratuito e vi studiate, vi leggete, vi guardate tutto o solamente quelle parti. Io ho guardato solo un paio di capitoli, niente di più, quindi per quanto riguarda il fuoco, per quanto riguarda la sanificazione dell'acqua, e per il resto diciamo io ho lasciato stare, tanto ben difficilmente mi troverò in un deserto oppure in un'area polare o in una giungla con una necessità di sopravvivenza. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.